Dunque, a me è stato dato l'incarico molto gradito di introdurre questo dialogo con Donatella di Cesare sul suo più recente libro, incarico che ho accolto con molto piacere perché è un libro che a me è piaciuto molto. È un libro opportuno e necessario che arriva ai lettori nel momento giusto, nel momento in cui abbiamo ancora calde le ferite della pandemia. In qualche misura siamo meno attanagliati dall'angoscia della morte seriale a cui abbiamo assistito, e ci invita a riflettere. Il titolo dice già moltissimo del libro, Virus Sovrano, e Donatella lo spiega anche molto bene, sia dal punto di vista lessicale che dal punto di vista contenutistico. Coronavirus rinvia all'idea di un'entità coronata, di un'autorità regia in qualche misura, e nello stesso tempo un'entità che ha fatto irruzione nella nostra vita quotidiana, inducendo o rivelando pulsioni e tendenze politiche inquietanti. È un libro intenso, è un libro profondo, è un libro che affronta il qui ed ora con uno sguardo profondo da filosofa quale Donatella di Cesare, di filosofa della politica, di filosofa teoretica. Insegna infatti filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, si è occupata di temi fortemente impegnativi dalle migrazioni appunto al rapporto tra filosofia e politica nella nostra forte contemporaneità, nel momento presente. Ci dice delle cose straordinariamente significative che ci invitano alla riflessione. Ci dice in primo luogo che il virus nella sua irruzione ha avuto, come dire, una funzione rivelativa. Mi sono venute in mente le interpretazioni del fascismo e l'interpretazione gobettiana e in qualche misura di quella componente Carlo Rosselli, la lettura radicalmente democratica del fascismo come rivelazione di tare storiche, come rivelazione di mali profondi della nostra formazione politica, che l'irruzione della, in quel caso, della peste nera, della dittatura fascista aveva portato alla superficie, aveva rivelato. Il virus in qualche modo ci ha rivelati a noi stessi nel nostro già essere malati, prima ancora che la malattia insorgesse con i sintomi che purtroppo conosciamo. Ha rivelato uno stato profondo, una patologia profonda, connessa con il sottotitolo del libro. Il sottotitolo del libro precisa questo aspetto, l'asfissia capitalistica, come dire, ha portato alla superficie le patologie di un modello socio-economico
che non è il capitalismo delle origini, non è il capitalismo eterno, è sempre uguale a se stesso, è quel particolare tipo di formazione economica, sociale e culturale che ha assunto la propria egemonia dagli ultimi decenni del secolo scorso e poi soprattutto in questi due primi decenni di questo secolo. Quello che ha anticipato i sintomi per certi versi è quello che le misure di contenimento della pandemia hanno messo in atto, l'isolamento delle persone. La risposta alla pandemia è stato il distanziamento. Lungi da noi il contestare questa misura tampone, ma dobbiamo anche coglierne come dire, l'aspetto rivelativo. Eravamo già isolati prima, eravamo già distanziati prima, eravamo già stati ridotti a atomi, a monadi, incapaci di legame sociale dalla pratica quotidiana, forse dal tempo in cui la signora Thatcher, alla metà degli anni Ottanta, aveva proclamato la base ideologica dell'ultraliberismo. Cioè la società non esiste, esistono solo gli individui. E beh, quello che noi abbiamo vissuto con il confinamento e il distanziamento è la messa in atto, estrema di quello che era una condizione esistenziale, già precedente. E poi l'asfissia. Io trovo geniale questa identificazione anche lessicale tra la condizione esistenziale nella quale ci trovavamo prima che insorgesse la malattia e poi i sintomi più propri della malattia, quella mancanza di ossigeno, quella sensazione di mancanza d'aria che comunque si viveva in un tempo, lo dice benissimo Donatella, in un tempo che si era chiuso sopra di noi, intorno a noi, in un presente intrascendibile, in un sistema un sistema di organizzazione della società, di organizzazione del mondo, che avvertivamo terminale per molti versi, destinato a portarci a una qualche fine, e rispetto al quale tuttavia non era possibile interrompere la deriva, costruire alternative, il modello del Tina, there is not alternative, in cui esattamente ci mancava l'aria prima ancora che la polmonite interstiziale lavorasse sui polmoni dei contagiati. E anche questo è in qualche modo, fa in qualche modo della malattia, un po' alla Susan Sontag, della malattia una metafora dei mali generali del nostro tempo. Non ci poteva essere malattia più rappresentativa della nostra condizione umana nel momento in cui ha fatto irruzione. In cui questo microscopico, assolutamente microscopico, questa microscopica particella che non si vede nemmeno col microscopio ottico, per cui è necessario il microscopio elettronico per poterla percepire, e tuttavia ha fermato quella macchina infernale che nessuno di noi era riuscito, a fermare, dentro la quale nella rincorsa quotidiana in questi, bellissima l'espressione, istanti invivibili che produceva questa corsa cieca da squirrel cage, da scatola dello scoiattolo costretto a correre sempre più veloce per rimanere sul posto. Ecco, noi non eravamo riusciti a rallentare nemmeno quella furia del dileguare che il gioco economico e il suo contesto sociale ci imponevano. E di colpo il virus ha rallentato e poi ha fermato tutto.
a dimostrazione, come dire, di quanto quella macchina apparentemente onnipotente fosse vulnerabile, fosse fragile. È bastato appunto una particella microscopica per arrestare quello che sembrava inarrestabile e per generare voragini, trilioni di euro, trilioni di dollari per 2 mesi di rallentamento di questa macchina infernale. Come dire, ci mette di fronte alla condizione ossimorica nella quale noi abbiamo vissuto, all'interno della quale delirio di onnipotenza ed estrema vulnerabilità si saldavano esattamente come il massimo di ricchezza e il massimo di miseria, il trionfo di un io ipertrofico da una parte, e il disprezzo di tutti gli individui che non rientrano nel cerchio magico del privilegio, dall'altra, la descrizione dei campi migranti ai confini dell'Europa, esattamente come la descrizione di quello spazio riservato agli homeless negli Stati Uniti, a Las Vegas. Nella città piena di alberghi vuoti, ma con i senza casa collocati sul cemento o sull'asfalto della grande spianata, con i posti disegnati con le righe bianche, 2 metri per due per ognuno. E questa è l'immagine di questa umanità. Che non ha prodotto il virus, che il virus ha rivelato, un po' come il luminol che usa la polizia scientifica sulla scena del crimine, che rivela le macchie, anche quelle invisibili, di sangue. Il virus ha rivelato le nostre macchie di ruggine sulla superficie apparentemente patinata e a scorrimento velocissimo del nostro sistema. Ci sono alcune parole chiave in questo libro. Una è appunto sovranità. Sovranità che rimbalza dalla natura del virus, che a un certo punto ha preso il comando delle operazioni, per così dire. Ha preso il comando delle operazioni. Di una politica che credeva di guidare, ma che in realtà era guidata, di una politica che si muoveva alla cieca per azioni e reazioni, per prove ed errori di fronte a un fenomeno che non era in grado di conoscere, ma che avrebbe voluto governare e che era incapace tuttavia di governare, ma che pur in quella incapacità di governare metteva in pratica, e questa è l'altra categoria che mi ha intrigato molto nella struttura del libro, nell'argomentazione, operava con la tecnica dello stato d'eccezione, con la tecnica alla Carl Schmitt, diciamo, quella categoria che è stata alla base delle giustificazioni novecentesche dell'autoritarismo e della dittatura, e che tuttavia non è scomparsa con le dittature novecentesche, e non è solo appannaggio delle dittature post-novecentesche, è uno stato permanente di operatività delle democrazie post-novecentesche, a cui nel libro sono dedicate pagine interessantissime, molto molto profonde su questo formalismo democratico che nega costantemente la radice della democrazia, l'idea di una partecipazione, di un demos protagonista delle scelte e così via, di cui no, non esiste traccia, e di una tendenza che non è certo stata determinata dall'emergenza sanitaria, la tendenza alla
carattere esecutorio delle nostre democrazie, questo primato e questa prepotente prevalenza degli esecutivi, del potere esecutivo sul potere legislativo, questa marginalizzazione dei parlamenti, su cui adesso le destre, è quasi grottesco il modo con cui figure come Giorgia Meloni, Matteo Salvini difendono le prerogative del Parlamento, proprio loro. Ma il Parlamento non è che è stato sospeso dai DPCM di Giuseppe Conte, il Parlamento è stato marginalizzato non da ieri, dall'altro ieri, da una pratica costante di decisione per decreto. Parlamento che si è fatto per certi versi espropriare perché il livello della sua classe politica è precipitato sempre più in basso, perché il gioco parlamentare si è sempre più separato da qualsiasi ricerca di senso. Su questo terreno si era giocato il referendum renziano del 2016, sull'umiliazione del Parlamento da parte dell'esecutivo. Beh, oggi in qualche modo l'abbiamo, il governare per decreto all'interno di un permanente stato d'eccezione, peraltro peggiorativo della lettura schmittiana, perché comunque Schmitt pensava alla dittatura commissaria, pensava al modello romano in cui l'eccezione durava 6 mesi, dopodiché si ritornava alla normalità dell'esercizio del governo da parte del Senato. Quindi questa permanente dimensione post-democratica che rovescia un po' tutte le coordinate nelle quali ci siamo collocati. Ecco, il libro, l'avrete capito da questi cenni, non devo occupare più tempo, perché vorrete tutti ascoltare l'autrice e dalle sue parole dirette entrare nel sistema delle sue argomentazioni. Ecco, il libro non è solo un libro critico, è sicuramente, giustamente, un libro critico di critica concettuale allo stato di cose presente. È anche un libro aperto, un libro che riconosce nella catastrofe che abbiamo vissuto, però anche un possibile potenziale positivo a condizione che lo si sappia cogliere. E cioè quello che abbiamo vissuto potenzialmente potrebbe anche costituire la precondizione di una riapertura del tempo, se sapremo utilizzare la nostra esperienza e anche il nostro dolore per rileggere quello di sbagliato che ci ha portato fin qua. E la lista sarebbe lunga, dalla gestione della sanità, dal sacrificio della sanità territoriale, dal privilegio della privatizzazione della sanità, dal taglio della spesa pubblica, da questa logica da just in time generalizzato, di questo capitalismo a flusso teso che non lasciava spazio per nessuna pianificazione, programmazione, visione che uscisse anche solo di qualche millimetro dalla logica profitti e perdite e dai bilanci delle imprese. Io vorrei che Donatella ci parlasse, naturalmente, della sua analisi, del suo libro, dicesse anche se ho interpretato bene il suo pensiero, o se ho sovrapposto, come dire,
le mie visioni alle sue, ma anche che si parlasse di questa dimensione di apertura che è presente nel suo scritto. E le do subito, visto che ci dobbiamo autogestire, la parola. Infatti, no, ti ringrazio tantissimo, ringrazio veramente tantissimo Marco per questa splendida presentazione in cui mi riconosco completamente, ma mi riconosco non soltanto in quello che hai detto, nei temi, ma anche proprio in quest'ultima parte, cioè io credo che il mio libro certamente sia un libro critico, no? Come tu dicevi, però è anche un libro che in qualche modo pone la questione, la pongo a chi ci ascolta, la pongo anche a te, la pongo a me stessa. Cioè questa che effettivamente è stata, ormai lo possiamo dire, a tutti gli effetti una catastrofe, ed è una catastrofe che non è ancora terminata. Molti parlano già del dopo, no? Ma in effetti io credo che noi purtroppo non solo in Italia, ma appunto anche in altre parti del mondo, tu hai ricordato il Brasile di Bolsonaro, per esempio, siamo assolutamente dentro ancora questa catastrofe, e siamo dentro questa catastrofe da tanti punti di vista, certamente dal punto di vista sanitario, perché appunto è davvero un quesito, un interrogativo anche per il futuro, non sappiamo che cosa succederà, ma è una catastrofe anche dal punto di vista economico, e qui sicuramente tu saprai dire, potrei dire molto più di me, e dal punto di vista politico, perché non sappiamo ancora quali saranno effettivamente le conseguenze politiche, e dal punto di vista, io direi anche proprio esistenziale. Dunque, per esempio, io ho cercato in questo, che in effetti è un saggio, no? Un saggio dove io ho tentato di aprire delle prospettive, no? Di un po' di dischiudere, come dire, delle finestre, ma anche di sollevare in effetti delle questioni. Quindi, per esempio, dal punto di vista proprio esistenziale, a un certo punto c'è un paragrafo che si intitola Pandemia psichica, no? Ma io è molto breve, ma in realtà, appunto, io anche oggi, dopo aver pubblicato il libro, vivendo quello che stiamo vivendo continuamente, insomma, quotidianamente, appunto, mi chiedo, come credo che si chiedano tutti, quali saranno le conseguenze di un'esistenza schermata. Nel senso che certamente lo schermo non è più per noi soltanto uno schermo, già da tempo è un accesso ormai alla vita, un accesso agli altri, ma diciamo, l'interrogativo inquietante è che cosa vuol dire che per noi appunto lo schermo è diventato, come dire, la modalità. In molti casi ormai la modalità per eccellenza della relazione con gli altri, no? Quindi questo è davvero, io credo, una grande questione, così come la grande questione è sempre dal punto di vista esistenziale. Certamente noi non siamo più dentro il lockdown, adesso è possibile uscire, eccetera, però quanta mobilità avremo ancora? E sarà un mondo come quello di prima, dove in fondo, per esempio, viaggiare, prendere un treno, un aereo, Roma-Torino era quasi, come dire, routine.
E invece oggi non lo è per niente, è diventato insomma un problema. Quindi quali sono le conseguenze esistenziali, quali sono le conseguenze, diciamo, proprio dal punto di vista economico? Io credo che il peggio, questo penso che tu possa rispondere molto meglio di me, come si svilupperà la situazione in Europa e fuori dall'Europa già nei prossimi mesi. Quindi come si svilupperà questo capitalismo, appunto, che è il capitalismo, come tu dicevi, appunto, il capitalismo in fondo dell'asfissia. E dal punto di vista politico, come appunto come tu dicevi, io riprendo un po' questo paradigma che ci ha offerto Giorgio Agamben riprendendo Schmitt, cioè quello dello stato d'eccezione, ma dico contemporaneamente che lo stato d'eccezione, e concordo assolutamente, no, con quello che tu dicevi, con la tua visione, paradossalmente lo stato d'eccezione di Schmitt, visto oggi, sembra quasi, insomma, Umano, quasi umano. eh? Quasi umano. Quasi umano. Secondo me per due motivi, sia per quello che tu dicevi, cioè l'arco di tempo, e sia anche perché oggi si pone la questione proprio della sovranità del sovrano, che è una questione che mi interessa molto e che oltretutto noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere anche nel fenomeno in Italia particolarmente devastante del sovranismo, perché certamente c'è anche una forte connessione tra un certo concetto di sovranità e il sovranismo della destra, dell'estrema destra e non solo, che noi abbiamo vissuto negli ultimi anni. Ma la questione, secondo me, dello stato d'eccezione, dunque della sovranità, è connessa anche a quella del potere, perché noi oggi viviamo indubbiamente in un mondo dove il potere è sempre più ineffabile, è un potere che, come dire, non ha nome, non ha indirizzo, e io credo che questo abbia anche provocato un fenomeno che è il fenomeno, per esempio, del complottismo, che io credo che sia anche allarmante. E cioè, noi lo vediamo anche il complottismo, dal mio punto di vista, ci riflettevo anche proprio in questi ultimi giorni, il complottismo, provoca anche il negazionismo, no? Il negazionismo del virus. Adesso, ci sono, cioè, no, non soltanto Bolsonaro, che, come dire, è l'esemplare, diciamo, del capo di governo negazionista, ma attenzione perché, per esempio, proprio in Italia c'è un diffuso negazionismo. Allora, cosa c'è di allarmante in questo? Beh, allarmante è che, di fronte alla complessità della situazione che noi viviamo, noi non abbiamo davanti un sovrano, quindi non c'è un confronto con un sovrano, ma invece abbiamo uno scenario complesso dove c'è chi, per esempio, è tentato, no? In un certo senso è tentato dal complottismo, perché il complottismo è in fondo una concezione anche della storia, ma anche una concezione della politica semplicistica, cioè è l'idea che ci deve essere una causa, no? E quindi l'idea che appunto c'è qualcuno, c'è un burattinaio che tiene le fila. Purtroppo
Dico purtroppo perché questo appunto complica lo scenario, non è sempre così. E quindi, a mio avviso, appunto, il complottismo è connesso con questa difficoltà che noi oggi abbiamo di orientarci nello scenario della politica. E se mi è concesso soltanto ancora un minuto, perché poi non voglio prendere tutto il tempo io, e non so poi se ci sono degli interventi e delle domande, volevo dire anche a proposito di diciamo di quello che tu a cui tu prima facevi riferimento, quello che avviene nei campi profughi, quello che è avvenuto a Las Vegas. Io ho cercato soltanto degli esempi, in realtà se ne potrebbero fare anche molti di più. Ecco, un tema che mi sta molto a cuore, che ho toccato e avevo affrontato anche a proposito della migrazione, è il tema della democrazia immunitaria. E quindi proprio questo svuotamento, no, della democrazia è un fenomeno che va di pari passo con una democrazia che muta forma, non soltanto perché è sempre più svuotata. Quindi non c'è soltanto la questione a cui tu giustamente facevi riferimento, appunto del decreto, un decreto dopo l'altro, no? Quindi dello svuotamento fondamentalmente del Parlamento, della democrazia parlamentare, ma e anche una democrazia che consente l'immunizzazione dei privilegiati, perché oggi noi dobbiamo dire che essere cittadini da un certo punto di vista vuol dire essere privilegiati. Ciò non toglie ovviamente che non ci siano differenze all'interno, diciamo, della frontiera, di quella che possiamo chiamare la frontiera della democrazia, la frontiera dello Stato-nazione, ma oggi essere cittadini all'interno di una democrazia, vuol dire di una democrazia occidentale, vuol dire già avere uno statuto di privilegio rispetto per esempio a quelli che io chiamo gli esposti, cioè rispetto a tutti coloro verso i quali noi siamo più o meno anestetizzati, no? E che possono, appunto, che non sono tutelati e che possono essere esposti a miseria, fame, pandemie, eccetera, eccetera. Ora io credo, e approfitto proprio perché di discutere con Marco qui, io credo che questo sia un problema anche all'interno della cultura della sinistra. Cioè io penso tutto sommato che ci sia un sovranismo anche a sinistra, cioè che ci sia un po' l'idea che sia lecito, legittimo, giusto difendere i diritti di coloro che sono tutelati all'interno delle frontiere. Vale a dire, io posso garantire una giustizia sociale all'interno, ma non posso farlo all'esterno. E quello che avviene all'esterno, e naturalmente il caso esemplare è quello dei migranti, tutto sommato, ecco, non mi coinvolge. Ecco, cosa pensi tu di questo? Perché questo io credo che sia veramente un tema su cui si debba, sia urgente anche riflettere proprio nell'ambito della sinistra. No, hai fatto benissimo a introdurre questo tema, che è uno dei temi centrali peraltro del tuo libro, e anche, come dire, questa idea di questa linea mobile dell'immunitas, la quale
la quale come riflesso condizionato della pandemia, ma ancora una volta un riflesso condizionato che porta alla superficie un arrière-pensée più profondo, più ampio, rivela una serie di passioni tristi, diciamo così, trasversali, che non sono solo appannaggio degli imprenditori delle passioni tristi per definizione, insomma, le destre sovraniste, xenofobe, più o meno razziste e così via, che è trasversale, che viaggia sotto pelle, che abbiamo visto nelle politiche di Marco Minniti, ministro dell'Interno, tanto per intendersi, è stato rivelativo in un modo impressionante il codice del disonore che intendeva imporre alle ONG e così via. Cioè, questa idea che il vivente possa essere differenziato, il vivente umano possa essere differenziato tra vite che meritano di vivere e vite che possono essere lasciate morire, perché questa è la discriminante, ed è una discriminante tipica della categoria di sovranità. Questo bel libro di Achille Mbembe, questo filosofo camerunense, Necropolitica, lo mette molto bene in evidenza. Tutta la nostra modernità politica si è costruita sul non detto del colonialismo, che esattamente faceva questa operazione, divideva gli uomini in uomini e topi, in qualche modo, in coloro la cui appartenenza alla nostra civilizzazione inscriveva nel cerchio magico dei diritti e del diritto alla vita, e quelli che potevano essere lasciati morire, ma lasciati morire non per un qualche crimine, per una qualche colpa, che sarebbe già terribile, ma rientrerebbe in una qualche logica, ma per quello che sono, per la loro costituzione biologica, in qualche modo. Se vuoi, questo volevo interpellarti, perché è un pezzo importante anche del tuo ragionamento. Questa idea di sovranità come la sfera della disposizione sulla vita e sulla morte, che oggi non ha più una struttura antropomorfa, non è più identificabile in un corpo e in un'identità precisa nella persona del sovrano. In tempi di governance la sovranità è una linea mobile su cui riesce ad avere le briglie in mano chi con più forza riesce a indirizzarla in una qualche direzione, ma non ha un soggetto preciso. Ha molti oggetti, ma il soggetto è un soggetto a geometria variabile, è legato al potere, è legato al differenziale di potere in qualche modo. Questo meccanismo della disposizione sulla vita, insomma, ha operato persino nella pandemia su i corpi di coloro che stavano dentro il cerchio dell'immunitas. Pensiamo al differenziale per età. Pensiamo a quel documento degli anestesisti e rianimazionisti italiani, ma in tutti i paesi è stato prodotto sono stati prodotti dei protocolli di questo genere. Stabilivano che in scarsità di risorse in rianimazione, in scarsità di ventilatori e di letti, si faceva il triage sulla base dell'età e della speranza di vita. E quindi sì, una parte, no? Assolutamente, sono d'accordissimo. Infatti, io anche nel libro faccio presente questo. E sono d'accordo anche sulla gravità della questione, nel senso che un po' possiamo dire che la mostruosità, il mostro sovrano si annida nell'amministrazione, quindi non è che non ci sia, quindi non è che sia assente, ma
appunto si annida, come tu dicevi, no? Negli angoli dove è difficile snidarlo. Quindi questo complica appunto lo scenario e assolutamente dobbiamo sottolineare che la linea di discriminazione è una linea che passa anche all'interno e che, come abbiamo visto in questa pandemia, discrimina che cosa? Beh, discrimina i più deboli, discrimina appunto gli anziani, quindi gli anziani sono stati certamente, no, in questa vicenda le vittime, cioè coloro che addirittura, ricordiamoci che nei primi tempi non avevano i respiratori a disposizione, non hanno potuto essere intubati, perché questo dobbiamo ricordarlo, e quindi questo ci deve far riflettere, perché indubbiamente democrazia immunitaria vuol dire proprio questo, anche che non che la linea, come tu dicevi, flessibile, quindi non è soltanto interno esterno, ma è certamente anche appunto all'interno. Sì, questo è un nodo importantissimo del tuo libro che si connette a tutti gli altri, perché poi si tengono col carattere di asfissia capitalistica con la natura della sovranità. E direi aggiungere un elemento: l'amministrazione basata sul principio di razionalità calcolistica, perché quelle decisioni mostruose sono state nello stesso tempo razionali, si basavano sulla comparazione e sulla speranza di vita, da parte non di nazisti, non di demoni, da parte di angeli, da figure angeliche, perché erano coloro che strappavano alla morte le persone, ma che dovevano decidere Certo. chi doveva Mettere chi no. in Spagna hanno parlato di giustizia distributiva, come dire, con un uso spaventoso del termine giustizia distributiva, cioè a distribuire a essere distribuite la morte e la vita. Però, come dire, sono questioni che non sono il limite, sono dentro il carattere razionale delle post-democrazie non più democratiche, in qualche modo. E Assolutamente, credo che assolutamente. il tuo libro abbia l'enorme merito di metterci di fronte a questi dilemmi infernali, chiamiamoli così. Ringrazio molto, No, ringrazio grazie a te per ci hanno ascoltato. di quello che hai scritto. Speriamo in un prossimo incontro non da remoto. Sì, in presenza. In presenza, va Al bene. circolo dei lettori. Buonasera. A Ciao, arrivederci. presto.